Buonasera e benvenuti a questa serata che dà inizio ad un ciclo di incontri tra incontri che come avete visto riguardano la scienza e la vita ma con una sottolineatura cercando di eh, investigare raccontare esplorare gli orizzonti e i limiti con i quali gli scienziati si devono confrontare ma anche noi che viviamo questa i loro frutti della ricerca e viviamo le conseguenze che naturalmente la ricerca genera. Permettetemi, prima di incominciare questa serata, di rivolgere un pensiero, un ricordo a Enzo Biaggi, che come avete sentito è morto, è un doveroso ricordo perché era un maestro per tutti noi, ma anche, prima di tutto, un grande cittadino italiano al quale credo che il pensiero debba essere rivolto soprattutto per ciò che ha saputo insegnarci e che rimarrà sicuramente un esempio per tutti noi, ma per tutti noi che viviamo in questa Italia sempre difficile, come lui stesso ricordava. Dicevo, scienza e vita. Ehm, abbiamo tre illustri ospiti per incominciare questa carrellata. E ve li presento subito. Accanto a me c'è il professor Luigi Luca Cavalli Sforza, docente emerito di genetica all'Università di Stanford in California, illustre genetista proprio perché ha affrontato un aperto una finestra nuova nello studio dell'evoluzione umana, dello studio delle razze attraverso appunto la genetica. Il professor Telmo Pievani alla mia estrema destra docente di filosofia della scienza all'Università di Milano, Bicocca, particolarmente impegnato sul fronte dell'evoluzione e sulle discussioni che l'evoluzione sta proponendo in questi anni, autore di numerosi libri, ne cito uno soltanto, l'ultimo, uno degli ultimi, ne ha scritti molti, è Creazione senza Dio. E poi in mezzo abbiamo il professor Giuseppe Tanzella Nitti, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università della Santa Croce e particolarmente impegnato nell'investigare i rapporti tra la scienza e la fede. Tre ospiti che dicono già qual è l'approccio di questi incontri: noi cerchiamo di capire appunto come rapportarci con la scienza, con le sue scoperte. Che talvolta sono così impetuose da generare, credo in alcuni, un certo stordimento, perlomeno un certo disagio nel riuscire a seguire questa eh, rapidissima evoluzione con la quale dobbiamo fare i conti e soprattutto con la quale dobbiamo vivere. Se il Novecento è stato il secolo dell'atomo, sicuramente il ventesimo secolo è da definirsi il secolo di biologia, della biologia. Ma è credo solo l'inizio di una storia che prospetta un futuro eh, interessantissimo per molti aspetti, per, soprattutto per noi, per il miglioramento della vita sulla Terra, su questo pianeta. Ma soprattutto porrà delle domande, delle questioni con le quali, alle quali dobbiamo pensare. Ed è questo un aspetto importante, perché. Purtroppo il pensare, purtroppo e per fortuna naturalmente, il pensare ai risultati della ricerca talvolta genera reazioni strane, chiamiamole così, possono essere di paura, di, di disappunto, di, eh, di curiosità, quindi delle risposte controverse che però dobbiamo in qualche maniera affrontare per cercare di far chiarezza prima di tutto credo con noi stessi e poi per cercare una giusta collocazione nella società, nel mondo che viviamo. Dicevo che viviamo il periodo della genetica, eh, sappiamo e leggiamo, ascoltiamo quante e quali risultati eh, dai laboratori arrivano, eh, clonazione, cellule staminali, c'è anche una terminologia molto complessa con la quale fare i conti, però questa è la dimensione della nostra vita oggi. Per cui il primo scopo di questo incontro è quello di cercare di far chiarezza, se vogliamo anche didatticamente, ma credo che per ragionare, per parlare di cose così importanti, bisogna prima di tutto avere chiari i termini della questione. E questo è un aspetto che cercheremo di fare. Ma poi sentiremo appunto le diverse opinioni che gli stessi scienziati esprimono sulle loro, sui loro risultati, sui loro modi di vedere. E questo ci deve aiutare per far chiarezza appunto in noi stessi, per costruire dei fili da seguire, e non dico per arrivare a una certezza assoluta, cosa certamente difficile, e che la stessa scienza non propone, non, non offre certezze assolute, ma offre delle cose concrete, dei riferimenti sui quali il pensiero può costruire a sua volta una propria identità, una, un proprio modo di vedere. Io comincerei col porre una domanda ai nostri relatori, che riguarda ovviamente la base di questo discorso, cioè l'origine della vita, nei diversi modi nei quali è stata ed è investigata. Al professor Luigi Luca Cavalli Sforza, la scienza oggi come guarda l'origine della vita? Come uno dei problemi più importanti e interessanti della biologia. Senza nessun dubbio, eh, con eh, l'idea che stiamo avvicinandoci continuamente alla soluzione e eh, che forse in questo secolo potremo avere una soluzione abbastanza precisa. La soluzione più precisa che si può dare è quella di creare in laboratorio un organismo che abbia le proprietà dello, di un organismo vivente. Ora eh, vorrei raccontarvi tanto per sollevare un pochino a creare un po' di, di eh, allegria nell'ambiente che io sono stato confuso con il primo organismo vivente e adesso vi dirò il perché perché in fondo è una cosa strana eh, una volta sono entrato in un congresso di evoluzione e ho sentito che parlavano di Luca ora Luca è uno dei miei nomi non di battesimo ma di adozione e ero un po' stupito e questo... Oratore aveva proposto il nome Luca, in del tutto indipendentemente da me, per indicare con questo quello che si chiama il last universal common ancestor, cioè l'antenato comune, ultimo antenato comune universale, cioè il primo organismo vivente. Quindi voi vi trovate davanti al primo organismo vivente, e, 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 che è piccolissimo, certamente, assolutamente invisibile a occhio nudo. E come poteva essere questo piccolissimo organismo vivente? Beh, eh, molto probabilmente era un acido ribonucleico, cioè non era un acido come il DNA, ma un po' diverso, diverso in un modo piccolissimo, diverso solo per un atomo di ossigeno in uno dei suoi componenti, che lo rende più reattivo chimicamente del DNA. Il DNA è una... Eh, Sostanza che è pochissimo reattiva chimicamente, è importante che lo sia perché eh, più stabile e è, è meglio trasmette il patrimonio ereditario. Quel piccolo atomo di ossigeno che c'è invece nell'RNA, che altrimenti è quasi la stessa cosa, lo rende anche capace di diventare avere delle azioni enzimatiche. Le azioni enzimatiche sono azioni di catalizzatori della vita, cioè che, che rendono possibili e rapide alcune. Reazioni chimiche necessarie per la vita. In realtà la nostra, costruire un nuovo organismo è reso possibile da enzimi che finora si credeva fossero tutte proteine, ce ne sono decine di migliaia, ognuna fa una determinata cosa chimicamente, cioè ne fa tante molto simili, ma insomma è uno dei grandi architetti del, dell'organismo vivente, ogni enzima. Ora, il fatto che l'RNA possa avere qualche azione enzimatica, fa pensare che è molto più probabile che una molecola di RNA sia stata la prima, che è stata assemblata casualmente, no? che ha avuto però una qualche eh, capacità enzimatica che ha permesso di operare qualcosa sulle proteine. Il DNA non saprebbe farlo senza tutto il complesso di un organismo vivente in cui il DNA può operare. E quindi direi che questa è, è la... Il, eh, Così, eh, quello eh, forse se cerchiamo di indovinare, questo è il primo organismo vivente, cioè me stesso, se volete, per quanto certamente infinitamente più piccolo, cioè una sola molecola di acido nucleico, probabilmente di poche centinaia o migliaia forse di, di, di uh, elementi, però capace di riprodurre. Un'altra molecola simile a se stessa. Perché la proprietà della vita è molto semplice: una volta si credeva fosse un mistero, la proprietà della vita è quella di produrre un individuo quasi uguale a se stesso. E dico quasi perché ci sono sempre errori di copia nel processo di produzione del, di un altro DNA o anche di un altro RNA, e questi, questi errori di copia sono fondamentali perché senza questi la, la vita non avrebbe potuto evolvere. E, e sono gli errori di copia che lo fanno evolvere. Gli errori di copia sono quelli che chiamiamo mutazioni e le mutazioni sono cambiamenti trasmissibili ai figli e quindi devono essere cambiamenti nel DNA che quando si riproduce. E questo è tutto. Attraverso, se voi pensate alla vita come alla riproduzione, prendete un, un orologio che sappia riprodurre se stesso, cioè un orologio che è l'orologiaio di se stesso. Bene, questo è un organismo vivente. I pic primi erano semplicissimi, l'evoluzione li ha complicati enormemente e alla fine veniamo dei tipi come abbiamo qui, come vediamo qua. Ne vediamo tanti. Siamo tutti molto simili. Eh, se volete, posso dire quanto simili siamo, perché adesso posso darvi anche un numero di quello tu hai parlato di come evolve la vita però rimane sempre quel mistero dell'origine, cioè come si sia passati dalla materia inorganica a quella organica e come cioè si sia accesa questa eh, come si sia accesa la vita come mai il, la, la scienza non riesce a colmare a realizzare questo anello che, che darebbe appunto una spiegazione definitiva ma eh, questo, questo è l'unica cosa che manca perché quello che sappiamo è che al momento in cui la vita è iniziata, che è un 3 o 4 miliardi di anni fa, c'erano oramai nel nostro mondo tutte le sostanze chimiche che, il cui assemblaggio poteva produrre un organismo vivente. Bisognava metterli insieme nell'ordine giusto. E questo è quello che deve essere successo per caso <ride> e che in qualche modo ha dato la possibilità a questo primo acido nucleico di riprodurre se stesso. Da quel, mom da quel momento in avanti la vita è perfettamente comprensibile, non c'è più nessun problema, perché da quel momento in avanti oramai possiamo anche dire tutte le tappe in termini proprio di quella che è la proprietà fondamentale che permette la vita, che cioè l'istruzione per fare un nuovo organismo, che sono l'ordine de dei componenti del DNA nella molecola di DNA ma bisogna che il primo, il primo RNA, che non, probabilmente non era un DNA ma un RNA, sia stato in grado di riprodurre un altro RNA uguale a se stesso. Questo basta per far partire la, la, tutto quello che è venuto dopo. E di questo oramai conosciamo, possiamo dire, tutte le tappe e molte delle cose che sono avvenute in, in ciascuna di queste tappe. La scienza quindi dà una spiegazione, seppure con qualche buco da colmare ancora o perlomeno da cercare di riprodurre in laboratorio, cosa che non è ancora riuscita ovviamente. Ma un teologo come spiega l'origine della vita? Sì, intanto vorrei fare una premessa. Io vedo con molta soddisfazione il fatto che dalla scienza negli ultimi anni stiano sorgendo domande come quelle di cui ci occupiamo oggi non soltanto dalla biologia, sull'origine della vita, l'origine dell'uomo, anche dalla cosmologia, sull'origine dell'universo. Io prima di occuparmi di teologia per una decina d'anni ho fatto l'astronomo ed è sintomatico che oggi queste domande sia la ricerca scientifica a suscitarle, forse in un momento in cui la filosofia le ha considerate un po' troppo impegnative. Un teologo quindi non può che rallegrarsi quando queste domande sorgono perché ritiene di poter dare anche lui un piccolo contributo a livello di risposte. Lei mi chiedeva come la teologia vede l'origine della vita. Evidentemente non è compito della teologia indagare su quali sono i processi fisico-chimici che hanno condotto alla comparsa della vita sul nostro pianeta o forse in altri luoghi del nostro universo. Semplicemente la teologia ricorda che per coloro che condividono la prospettiva che questo mondo sia stato creato e che quindi vi sia un Dio creatore, la teologia ricorda che fra i principali e i più belli attributi di questo Dio creatore vi è quello di essere pienezza della vita, somma vita. Fra l'altro è un attributo che intravedeva anche Aristotele quando cercava di avvicinarsi con la sua filosofia verso verso anche un Dio che per lui non poteva essere creatore perché per Aristotele il mondo era eterno, non aveva avuto una creazione, un inizio. Quindi la teologia non si occupa di indagare quali sono i passi concreti di questi processi fisico-chimici che hanno condotto alla sua apparizione, però ricorda che la vita in quanto tale ha la sua causa ultima, la sua ragione ultima di essere in una somiglianza con Dio creatore. La teologia ricorda chi condivide questa rivelazione appunto nella rivelazione ebraico-cristiana che Dio manifesta se stesso volendo comunicare la vita. Afferma la teologia fondandosi sui da sul dato biblico che l'universo è fatto per la vita e che la vita è fatta per l'uomo. E quindi in questo progetto creatore. La vita in qualche modo è voluta e desiderata fin dall'inizio, e custodita nel cuore e nel silenzio di un progetto creatore di Dio, anche se poi lungo la storia, lungo l'evolversi di questa lunga storia fisica e biologica, dobbiamo attendere 4 miliardi e mezzo di anni per vederla qui sulla Terra, anzi un po' di più perché l'universo ha avuto origine circa 13 miliardi di anni fa. La teologia ha questa prospettiva che la vita è partecipazione di questo attributo di Dio e che tutto l'universo creato dall'inizio è stato pensato per questo. C'è una frase di San Tommaso d'Aquino molto bella perché dice come nell'uomo c'è il desiderio di Dio, così nella natura c'è il desiderio della vita e nella vita il desiderio dell'uomo. Naturalmente, l'origine della vita ha dato anche origine a queste discussioni all'evoluzione, e negli ultimi decenni, ma non solo, la, ci si confronta soprattutto su come eh, questa in, evoluzione è stata interpretata, concepita, accettata anche dalla, dalla cultura. Eh, oggi si vive una contrapposizione tra eh, coloro che si dichiarano Creazionisti e gli evoluzionisti, i seguaci di Darwin, ma sappiamo che già all'epoca di Darwin, un vescovo, Wallace, era eh, espressione del, di un modo opposto di guardare all'evoluzione della vita sulla Terra. Vorrei aggrapparmi a un dato di cronaca su questo tema, il, non molto noto tra l'altro, anche se è avvenuto di recente. Il 4 ottobre. Quindi poche settimane fa l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato una risoluzione sui pericoli dell'insegnamento del creazionismo nella scuola. E questa votazione che è avvenuta con il 63% dei voti ha dato una serie di suggerimenti, sono delle raccomandazioni naturalmente, ai vari governi europei perché ne tengano conto e provvedano nel legiferare uh, a far sì che il, il discorso dell'evoluzione entri nella scuola in maniera, in, in maniera corretta. Ovviamente eh, questo ha suscitato una, una posizione contraria di altri, di altri parlamentari europei che eh, mettono in discussione questo provvedimento eh, troppo politico che eh, vedono come un'ingerenza indebita. Sappiamo che la, la questione creazionisti ed evoluzionisti è finita soprattutto negli Stati Uniti, dove questo dibattito è certamente più acceso, è finita anche in tribunale. Nel 2005 c'è stato un processo in Pennsylvania che ha portato a, ad, una, ad un voto contrario, a un giudizio contrario nei confronti dell'insegnamento del creazionismo nelle scuole. Ma questo non ha mutato granché l'atteggiamento americano. e Credo che il professor Cavalli Sforza ne possa essere testimone di questa realtà americana. Però l'intervento eh, europeo mette in guardia e dice che eh, questo fenomeno sta eh, diffondendosi in maniera preoccupante anche in Europa e quindi bisogna tenerne conto. Darei la parola al... Al professor Pievani, come giudichi questo intervento dell'Europa? È un intervento molto significativo, tra l'altro è il frutto di un lavoro molto lungo, una, i lavori della Commissione europea che ha lavorato specificamente su questo problema vanno avanti ormai da molti mesi, e molti anni. È una risoluzione molto importante perché è, una, è un allarme che in qualche modo eh, viene dopo una serie di... Uh, fenomeni uh, di rinascita di una certa forma di creazionismo molto aggressiva che riguarda peraltro confessioni religiose in Europa uh, molto diverse fra di loro, o meglio frange uh, particolari di uh, movimenti religiosi che vanno uh, dal, dalla regione ortodossa al mondo cattolico in parte, al mondo musulmano, con certe frange del radicalismo islamico no. e quindi in qualche modo è il riconoscimento, a mio avviso, che eh, c'è un problema interreligioso che va oltre la polemica americana e questo teniamolo presente perché in qualche modo ciò che succede oggi negli Stati Uniti non è più la contrapposizione eh, diciamo, che c'era fino a 20-30 anni fa tra il vecchio creazionismo biblico che chiedeva di equiparare nelle ore eh, scolastiche l'insegnamento della Genesi e la teoria dell'evoluzione darwiniana. Uh, C'è un movimento diverso, più sofisticato, anche più interessante filosoficamente da analizzare, che viene chiamato neocreazionismo, che ha una posizione diversa perché. A differenza del precedente, accetta l'evidenza empirica dell'evoluzione, cioè accetta il fatto che le specie si sono trasformate e che sono tutte quante imparentate fra di loro, come eh, Luca Cavalli-Sforza diceva molto bene prima. Il punto di eh, dissidio, il punto di controversia, diventa ra il ragionamento sui meccanismi, sulle cause. La dottrina di Intelligent Design cerca di contrapporre eh, negli Stati Uniti, ma ci sono dei simpatizzanti anche importanti in Europa oggi. Cerca di contrapporre alla spiegazione classica evoluzionistica, che è naturalmente soggetta alla discussione interna alla comunità scientifica, cioè variazione, selezione e altri fattori che agiscono eh, su questa variazione. Cerca di contrapporre a questa spiegazione l'idea che in realtà il motore non sia stato di questo tipo, ma sia stato un progetto eh, pensato fin dall'inizio. Qui in qualche modo si rinnova però di nuovo il conflitto perché questa dottrina eh, pur con molte posizioni sfaccettate, ambigue però in qualche modo genera il conflitto nel momento in cui cerca di porsi come alternativa scientifica alla spiegazione evoluzionistica e la comunità scientifica, nella stragrande maggioranza, ritiene che questa sia una cattiva controversia, perché da una parte c'è una spiegazione che accetta eh, le regole della ricerca scientifica e dall'altra c'è una dottrina filosofica, fondamentalmente, che cerca di sovrapporsi all'indagine scientifica e questo è rischioso. Io nel libro che eh, citavi gentilmente ho fatto questo esercizio molto semplice, cioè ho provato ad applicare Diciamo, le regole più liberali possibili attraverso le quali i filosofi della scienza analizzano un programma di ricerca, le più, eh, appunto, le più parsimoniose, eh, quelle più caritatevoli si dice tecnicamente. E ho cercato di capire se l'intelligent design, eh, come espresso da alcuni eh, esponenti americani, soprattutto, soprattutto matematici, e qualche biologo teorico molto minoritario, corrisponde a queste regole del gioco scientifico. E ho verificato che, se le prendiamo eh, in considerazione tutte quante, non risponde a queste, a queste regole. Quindi, è una cattiva controversia scientifica, secondo me, anzi, non è eh, da nessun punto di vista una controversia scientifica. Ma vorrei ricordare che, come accennavi. Il, il disegno intelligente, come è stato definito, è una cosa abbastanza nuova, anche se è una riscrittura per certi aspetti del creazionismo classico. E questa è nata nel 1991 grazie ad un celebre avvocato americano, Johnson, che insegnava all'Università di Berkeley il quale ha scritto un libro dove ha messo un po' in ordine queste idee, però in un, in un modo sicuramente più evoluto rispetto al passato, accettando e rifiutando alcuni discorsi appunto fatti in precedenza. E da qui ne è nata anche una situazione che ha rafforzato l'idea del disegno intelligente, soprattutto nell'ambito scolastico, raccogliendo anche dei simpatizzanti al di là del, del nucleo iniziale. Lo stesso Al Gore, quando era candidato alla presidenza degli Stati Uniti, in alcuni momenti ha espresso, se non delle simpatie, delle aperture a questa possibilità dell'insegnamento del disegno intelligente nelle scuole, perché l'obiettivo che si pone è soprattutto questo. Ed è anche il motivo della, del contenzioso, se vogliamo, perché si discute se sia il caso di insegnare questo modo di vedere come una, una scienza, mentre ovviamente gli scienziati sostengono che questa non è una scienza, può essere accettata come un modo di vedere una religione, una fede, ma certamente non un processo scientifico. E da qui ne è nato eh, lo scontro, se vogliamo, sempre più acceso. Ma, eh, Luca, come va negli Stati Uniti, un paese così aperto e impegnato nella scienza, ha una, grande maggioranza, ha una buona maggioranza di persone sensibili a questo fenomeno? La spiegazione in realtà è molto semplice, perché eh, c'è una, una setta cristiana fortissima, che è, la seta, che è la religione battista del sud, che è diversa da quella del nord, la quale richiede e ritiene assolutamente indispensabile aderire alle parole del Genesi, cioè che eh, il mondo, praticamente facendo pochi conti, ci si eh, accorge che il famoso vescovo anglicano aveva, che ha fatto prima per primo i conti, aveva ragione, eh, il mondo deve essere nato 6.000 anni fa, perché se c'è stato sette giorni per creare il mondo tutto il resto a somma 6.000 e qualche, anzi eh, questo illustre eh, Porporato ha anche fatto, eh, ha detto qual era il giorno, in quello che non mi ricordo, in cui è nato il mondo in base a questi calcoli. Ora, eh, il 50% degli eh, americani non credono nella rivoluzione, semplicemente perché è perché in contrasto con la Bibbia, molto semplice. E siccome tra fede e ragione non ci sono molti ponti no? anzi direi che sono due parti del cervello diverse che eh, sono tutte e due importanti o tutti abbiamo delle fedi anch'io ho molta fede ma nella scienza e, e, e altri hanno fede in altre cose e hanno il diritto di averlo di solito sono le fedi poi che ci fanno lavorare altrimenti saremmo a non fare niente no? e, e di conseguenza eh, bisogna che evitare lo scontro tra fede e ragione perché non parlano lo stesso linguaggio, non sono eh, devono portare di necessità a qualche momento a conclusioni totalmente diverse e non credo che ci sia nessuna speranza di, eh, di un ravvicinamento se non separando le due cose, Buongiorno. Vorrei soltanto fare qualche precisazione, ringrazio il professor Cavallisforza per questo chiarimento che ci ha dato, però lo inviterei a tenere distinte un po' le specificità che corrispondono a questo gruppo, a questa setta di battisti del sud che lei molto opportunamente ha nominato, con discorsi più generali che riguardano il rapporto fra la fede e la ragione, fra la teologia e le scienze. Perché invece questi discorsi posti su un piano più generale sono suscettibili di giudizi ben diversi da di quelli che possono essere dati nei confronti di un gruppo di persone che vuole essere eh, anacronisticamente legato a una lettura letterale del, del capitolo primo della Genesi. Io non mi identifico, né la teologia cristiana, cattolica si è mai identificata con questo tipo di lettura. E, e né la teologia cattolica è chiamata a difendere questo tipo di, eh, di esponenti. Vorrei tuttavia chiarire, perché mi interessa che le persone qui in questa sala lo abbiano chiaro, che il creazionismo non c'entra con la creazione, ma neanche il neocreazionismo. Cioè il principio di creazione dice soltanto che questo universo ha in Dio la sua causa, non può fondarsi da se stesso. Eh, non può essere causa di se stesso perché contingente, perché temporale, perché è finito, è limitato. Deve avere un suo fondamento in qualche cosa che lo trascenda, eh, in un Dio creatore. Il creazionismo è una particolare lettura di una setta di chiese riformate, le quali attribuiscono l'idea, una volta, come il professor Pievani ricordava, che le specie fossero state create simultaneamente, oppure adesso che esistano dei meccanismi quasi esterni al mondo scientifico, esterni al piano empirico, che dal di fuori dirigano l'evoluzione, quasi come se ci fosse una sorta di agente nascosto. Questo con il principio di creazione non ha niente a che vedere. Eh, e come ho detto all'inizio, non è compito della teologia andare a sostituirsi all'indagine scientifica per vedere quali passi o quali anelli di una catena che ha condotto dall'origine dell'universo, dall'origine della vita fino ad oggi, eh, abbiano funzionato e quali anelli invece non funzionino ancora. Non è compito della teologia riguarderebbe questo una, una vecchia idea che è quella del Dio tappabuchi, cioè mettere un'idea di Dio lì dove la scienza non riesce a dare una spiegazione. L'ordine di risposte a cui la teologia risponde è diverso, cioè anche se la scienza, la fisica, la biologia, la chimica fossero in grado, e probabilmente lo saranno, non so se fra decenni o fra secoli, fosse in grado la scienza di ricostruire tutti i passaggi che dall'origine dell'universo abbiano condotto all'apparizione della vita sul pianeta Terra e poi anche alla nostra presenza oggi qui, anche se la scienza fosse in grado di fare tutto questo, non può rispondere a un altro ordine di domande, perché in questo universo ci sono io, ci siamo ciascuno di noi, che siamo qui, con nome e cognome. È a questo ordine di domande che la rivelazione ebraico-cristiana risponde. E risponde dicendo che ogni essere umano è voluto da un Dio creatore, è scelto e creato come figlio, eh? ed è voluto ed è amato <ride> col suo nome. Eh? Allora questo evidentemente ci rendiamo conto che è un altro ordine di spiegazione che non sostituisce il precedente né si sovrappone, semplicemente chiede... Un surplus di riflessione eh? che qualcuno liberamente può accogliere e qualche altro no, con quella santa libertà che tutti quanti abbiamo, però la teologia ha il compito di continuare ad annunciare queste sue risposte. Temo Pierani: Abbiamo sentito negli Stati Uniti c'è questa realtà culturale, ma come mai anche l'Europa è? manifesta questo fenomeno pur avendo tradizioni e culture profondamente diverse. Ma io eh, faccio prima una precisazione perché poi eh, io ho già dialogato spesso con il professor Tanzella Nitti con molto piacere e so che è animato, come vi assicuro anch'io, dal desiderio che eh, noi si possa fermare la discussione esattamente alla fine dell'intervento che ho sentito adesso. Io sono totalmente d'accordo come filosofo su questa eh, distinzione dei piani. Uh, questa è la grande tradizione continentale cattolica che distingue uh, da quella, uh, dal neocreazionismo americano, dal radicalismo protestante americano, sono totalmente d'accordo. Temo però che il discorso non possa fermarsi qui, nel senso che io mh, amerei tantissimo che il professor Tanzella Nitti rappresentasse in qualche modo la posizione indiscussa, comune, condivisa dal mondo cattolico. Permettetemi di fare soltanto proprio di leggervi soltanto un piccolissimo virgolettato, perché adesso il professor Tanzellanitti, molto correttamente, diceva che il discorso teologico non deve mai sovrapporsi al discorso scientifico, e questo è un principio fondamentale. Allora, leggete queste tre righe. La teoria dell'evoluzione non è ancora una teoria completa e scientificamente verificata. Essa in gran parte non è affatto dimostrabile per via sperimentale semplicemente perché noi non possiamo riprodurre in laboratorio 10.000 generazioni e mutazioni. Il che significa che ci sono rilevanti lacune nella verificabilità e nella falsificabilità sperimentale a causa dello sterminato periodo di tempo cui la teoria fa riferimento. Se questa frase corrispondesse alla verità, il lavoro che il professor Cavalli-Sforza ha fatto in tutta la sua vita sarebbe stato sostanzialmente inutile, perché il lavoro del professor Cavalli-Sforza è stato proprio quello di quantificare, comparare, verificare l'accumulo delle mutazioni genetiche che permette la diversificazione delle specie biologiche. Questa frase, fra virgolette, non è di un teologo minoritario, ma è dell'attuale pontefice Joseph Ratzinger. È stata pubblicata in un libro che si intitola Creazione ed evoluzione, che è uscito in tedesco e non in italiano e in inglese, a cui seguono altre eh, virgolettati del cardinal Schoumbur, il quale entra nel dettaglio e aggiunge queste righe. Perché eh, io sono eh, rispettosissimo del principio che diceva adesso Tanzella Nitti: che non bisogna sovrapporre la teologia alla scienza. Il cardinal Schoumbur, Arcivescovo di Vienna, dice: La teoria darwiniana presenta gravi obiezioni che. Dovrebbero indurre ad abbandonarla. E le, le obiezioni citate sono tre: i missing links, cioè le numerose mancanti forme intermedie fra le specie, che anche dopo 150 anni di intense ricerche, semplicemente non esistono, professor Cavalli Sforza. La seconda è il fatto spesso ammesso che finora non è mai stata realmente dimostrata neppure un'unica forma di evoluzione da una specie all'altra, professor Cavalli Sforza. La terza è l'impossibilità a livello di teoria di sistemi che un sistema vivente, per esempio i rettili, possa essersi trasformato in un altro sistema vivente, per esempio gli uccelli, mediante mutazioni di minima entità. Questo è un virgolettato non di un teologo minoritario, ma di uno dei più importanti consiglieri dell'attuale pontefice. Allora, di fronte a questi virgolettati, possiamo avere due atteggiamenti: o diciamo che si stanno sbagliando, ma non possiamo dire che non ci sia un problema. Rispetto esattamente al principio che, molto correttamente e in modo molto condivisibile il professor Tanzella Nitti adesso richiamava, cioè la non sostituzione di un discorso teologico ad affermazioni come queste, che non sono semplicemente, secondo me, eh, sbagliate, ma rappresentano proprio il tentativo di entrare nel dibattito scientifico sostenendo che la teoria è una cosa molto diversa da quello che è. Questo, secondo me, è ancora oggi un problema. E lo dico sinceramente. Se noi ci fossimo trovati qua dieci anni fa, la situazione sarebbe stata molto diversa. E io e il professor Tanzella Nitti avremmo potuto benissimo concordare su quello che lui ha appena detto. Secondo me, nel frattempo è successo qualcosa, è cambiato qualcosa. È cambiato un atteggiamento nei confronti della scienza, in particolare della teoria dell'evoluzione. E di questo possiamo discutere, naturalmente. Certo, prima di dare la parola al professor Nitti. Vorrei sentire Luca Cavalli sforza, visto che è stato citato molto per questa sostanza su cui si basa il discorso dell'evoluzione. Le, le obiezioni del cardinale Schoenberg sono semplicemente sbagliate. Eh, no, non vale neanche la pena di discuterle, francamente. Eh, evidentemente, se si presentasse un esame di biologia dovrebbe essere assolutamente bocciato immediatamente. Però eh, la, io credo che. Eh, bisogna andare veramente, cercare di andare più a fondo sulle cose. Perché è nato il disegno intelligente? Perché stiamo parlando in sostanza del disegno intelligente, che in realtà ha avuto anche dei riconoscimenti in campo cattolico, sostanzialmente. Eh, e Il disegno intelligente, per, qua, per quel poco che io ne so, eh, confesso la mia scarsissima preparazione politica, ha avuto una origine politica semplicemente perché. E, eh, un gruppo credo, di industriali largamente petrolieri, dello stesso gruppo eh, finanziario del presidente Bush, ha, ha inventato questo modo di sostenere il presidente Bush, soprattutto al sud, dove ha la maggior parte dei suoi voti. No? Perché effettivamente eh, Bush sappiamo che ha un progressivo decadimento del suo sostegno, cosa che alla maggioranza, alla grande maggioranza dei, dei, eh, del mondo industriale americano da molta noia, forse non del gran mondo industriale americano, per fortuna nel mondo industriale americano ci sono anche persone molto più avanzate sul piano sociale ed economico. Però per i suoi colleghi di eh, finanze, no? il fatto che Bush perda talmente potere è è una rovina e hanno inventato questa bellissima idea, diciamo, no, per sostenerlo politicamente, io credo. E credo che per questo motivo eh, c'è stata questa... Ora, da noi la situazione non è esattamente la stessa, per fortuna, però anche le radici potrebbero anche essere simili in sostanza, potrebbero esserci delle radici non troppo diverse. Quindi, io credo che... Il, il disegno intelligente ha avuto questa origine e purtroppo sta avendo un grande successo politico e, e, e vediamo che anche in Europa sta generando dei problemi. Il disegno intelligente è il modo di introdurre eh, la creazione nella scienza e eh, sono convinto che eh, la fede e la ragione è bene che stiano separate perché viene una confusione troppo grave. Professor Tanzella Nitti, c'è una diversità. Giovanni Paolo II aveva definito l'evoluzione un molto di più di un'ipotesi. C'è una differenza tra il successore e Giovanni Paolo II? Dunque, secondo me no, perché non abbiamo nel Magistero di Medeletto XVI un congruo numero di interventi o di discorsi su questo tema sufficienti. Per poter avere un'idea più precisa di quale sia la sua visione. Eh? E queste frasi che ci sono state lette, senza dubbio interessanti e singolari, eh, io non mi sento di, 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 di giudicarle qui o di prenderle in considerazione dal punto di vista di darne una interpretazione, semplicemente perché mi manca il contesto. Eh? Nel momento in cui avessi il contesto potrei forse tentare di dare una certa interpretazione. No? Si tratta di due frasi diverse perché una parla di evoluzione mi sembra in un senso piuttosto ampio e quindi potrebbe risentire di un contesto del discorso nel quale forse ci sia anche un approccio filosofico all'idea di evoluzione, non soltanto un approccio biologico. La seconda metteva invece in luce... Eh, tre eh, elementi che la teoria darwiniana classica non sarebbe in grado di spiegare, ma io qui non entro nel merito, qui saranno i biologi a dire se siamo in grado adesso di passare da una specie all'altra, se siamo in grado di riprodurre tutti i passaggi, non è il mio compito, saranno i biologi a dire se questo è possibile o meno. Eh, mh, il Magistero della Chiesa su questo eh, tema, secondo me, ha una, ha una continuità e uno sviluppo, per cui io prevedo che se il pontefice attuale dovesse intervenire sul tema lo farebbe senza dubbio in continuità con questo sviluppo omogeneo della dottrina cristiana su questo aspetto, sviluppo che incomincia già con l'Humani Generis Pio XII, siamo nel 1950, dove distingue opportunamente l'evoluzionismo come eh, programma filosofico figlio dello storicismo materialista L'evoluzione biologica. L'Human Generis da questo punto di vista eh, fa un'operazione di grande eh, chiarezza perché associa mh, un certo modo di parlare di evoluzionismo all'interno di, di un quadro storicista e materialista e dice che questo non può essere in accordo con la fede cristiana e lo distingue invece dall'evoluzione biologica dicendo che non c'è nessun problema che, eh, che si ricerchi e che si affermi che l'origine del, del, del corpo umano e della biologia, della fisiologia del corpo umano sia il risultato di un lento progresso, di una lenta evoluzione da specie inferiori. E quindi se sviluppo ci sarà della dottrina su questo tema, io prevedo che sarà in linea con quello che è stato detto finora, non, anche perché, guardate, la teologia ha tutto da guadagnarci dalle maggiori conoscenze scientifiche, perché le discipline delle scienze naturali aiutano la teologia, come viene aiutata dalle scienze umane, dalla filosofia, dalla storia, a comprendere meglio la parola di Dio. Cioè, eh, il teologo si rallegra quando trova dei risultati certi nella scienza. Prima si diceva che la scienza non ha certezze. Io sono un po' più ottimista, <ride> ho fatto lo scienziato per molti anni. La scienza certo non ci dà una visione di, di totalità di tante cose, però raggiunge de, dei pezzi di verità solidi e quei pezzi sono pezzi autentici, autentici di conoscenza e la teologia deve tener conto di questi, eh, di, di, di questi pezzi, di questi frammenti di conoscenza per fare la sua interpretazione. Sapere che il nostro universo ha 13 miliardi di anni e non 6 giorni, ci aiuta a capire che cos'è questo universo, anche dal punto di vista teologico. Sapere che la specie umana è stata preceduta da innumerevoli altre specie, che hanno avuto storie di vita, di morte, di estinzione. Ci aiuta anche a capire che cosa vuol dire, per esempio, la morte come qualcosa che noi soffriamo, qualcosa che ci lacera esistenzialmente e che quindi può essere il risultato. Di qualche avvenimento teologicamente significativo nell'origine dell'uomo dalla morte semplicemente come conclusione di un, di un arco biologico che dipende da, dallo stesso sviluppo e dalla stessa crescita degli organismi e la teologia oggi riesce a fare questa distinzione grazie alla scienza. Quindi, ben vengano le conoscenze scientifiche quando eh, però vengono offerte con quella schiettezza del dato: e, certo, se poi vengono. Corredate da interpretazioni filosofiche a volte un pochettino estrapolanti, il discorso è diverso. Vale a dire, a volte si legge: io non ho portato qui con il professor Pievani da poter leggere qualcosa. Ma a volte si utilizza il darwinismo come dimostrazione che eh, l'uomo allora è il frutto del caso, che allora non c'è nessuna finalità, che allora questo universo. Mh, è, proviene dal nulla e tornerà al nulla, che allora non dobbiamo chiederci il senso della nostra vita. Questo è filosofia, non è biologia. Evidentemente il, il, il teologo protesta ha ragione quando vede questo. Eh? Come il biologo protesta e ha ragione quando ci sono dei teologi i quali per esempio utilizzano il darwinismo sociale, che non è biologia, ma è una interpretazione filosofico-sociologica del darwinismo, per dire guardate dove ci porterà il darwinismo, alla selezione della razza, al fatto che soltanto i più forti avranno successo in economia e quindi buttiamo via il darwinismo biologico perché abbiamo paura di un darwinismo in, in, in sociologia. Fa bene lo scienziato a protestare dicendo non confondiamo le cose. Però fa bene anche il teologo a protestare quando diciamo non estrapoliamo dai meccanismi casuali di riproduzione del DNA e dell'RNA una, una casualità assoluta della vita su questo pianeta e del senso della nostra vita nel cosmo. Professor eh, Cavalli Sforza. sono contento che lei sia entrato su questo argomento. Perché su tutte le altre cose direi, eh, io vorrei che lei fosse fatto Papa. No. Ma, ma su questa no, adesso le dico il perché. Perché effettivamente il caso è molto importante e soltanto perché direi che anche i filosofi non ci hanno poi pensato molto su che cosa è il caso. Perché il caso è semplicemente la ignoranza e la, la conseguenza dell'ignoranza no? per cui noi chiamiamo caso. Cose che in realtà non sono affatto casuali. Se noi prendiamo una simulazione del caso, il lancio della moneta per aria, cade testa o croce, no? eh, i risultati si spiegano molto bene con il calcolo di probabilità come un fenomeno interamente casuale. Però c'è della gente così brava che riesce a lanciare le monete in modo da ottenere quello che vuole. No? Ora, eh, questo vuol dire che in realtà eh, il motivo per cui. La statistica si può permettere di usare i suoi metodi come un fenomeno interamente casuale nel caso... è dovuta soltanto a una, manca, a una mancanza di, eh, eh, di, di, di conoscenze, no? che però alcuni riescono ad ottenere. Eh, e quindi il fenomeno è deterministico. In realtà poi i fisici... Pensano anche a un indeterminismo totale, ma io la fisica non conosco abbastanza per fare in argomento. Quindi, eh, però eh, quello che noi, noi usiamo la parola caso nell'evoluzione per il fatto che molti di questi fenomeni sono dovuti a cause così complesse che noi non conosciamo, che li possiamo considerare casuali. Ora, io ho fatto quest'oggi una lezione alla facoltà di San Raffaele di filosofia, indegno. <coughs> professore di filosofia, perché io fra l'altro non amo la filosofia, devo confessarlo, e, e, e mh, ho parlato del caso, ho detto il caso entra nella eh, eh, nell evoluzione in tre modi, prima di tutto perché la mutazione è casuale, cosa vuol dire che la mutazione è casuale? Perché è determinata da un enorme numero di cause, per cui non possiamo capire perché è avvenuta una determinata mutazione in un punto di una persona, nel DNA di una persona. Però sappiamo moltissime cose delle cause generali e il loro eh, integrarsi e sommarsi è estremamente complicato. Non possiamo fare un, un ragionamento deterministico fino a fondo, ma in realtà però. Eh, sappiamo molto del determinismo del... sappiamo per esempio che la mutazione deve essere molto rara fra l'altro ed è molto rara per il semplice motivo che altrimenti eh, l'orologio che viene costruito dall'orologiaio che è l'orologio precedente si sfacerebbe no? quindi eh, la mutazione però ci sono situazioni in cui la frequenza di mutazione aumenta perché? Per esempio, le do, vi do un esempio, poi dovete fermarmi perché io sto cominciando una lunga lezione, quindi per favore fermami. Eh, eh, ma eh, nei batteri, intanto non è vero che non si possano fare 10.000 generazioni, sui batteri li facciamo quante ne vogliamo ed sono stati fatti moltissimi esperimenti di evoluzione sui batteri. Sulla drosofila sono stati fatti moltissimi esperimenti di evoluzione che sono... Uh, realizzabili 10.000 generazioni sono un po' tante, ma però anche in 100.000 generazioni se ne vede tanta di evoluzione, se si vuole. Comunque, ritorniamo a, alla mutazione. È rara perché uh, perché conviene che sia rara, però ci sono situazioni in cui conviene che sia più alta. E c'è uh, una situazione in cui la mutazione diventa più alta quando cambia ra radicalmente l'ambiente. Se io prendo un batterio e lo sbatto in un, post, in un ambiente dove è molto difficile riprodursi dopo un po' si vede che la frequenza di mutazione aumenta perché la selezione naturale può automaticamente migliorare eh, la situazione de, del mutante e allora l'organismo che ha prodotto il mutante forse ha una frequenza di mutazione più alta quindi la frequenza di mutazione si alza dopodiché se l'ambiente ritorna molto stabile ritorna indietro la frequenza di mutazione ci sono molte altre cose che mostrano come il caso è utile. Per esempio il passaggio dalla riproduzione asessuale a quella sessuata, quando le Daphne sono partenogenetiche, cioè sono, si riproducono solo le donne e producono solo donne, se posso usare questa frase, per le, questa parola per le, per le Daphne, che sono dei piccoli crostacei. Ma ogni tanto in condizioni molto cattive d'ambiente saltano fuori i maschi. E Saul torna fuori la riproduzione sessuale che crea un'enorme variazione genetica che è molto utile perché l'evoluzione possa funzionare senza variazione genetica, l'evoluzione si ferma. Ora, eh, questo è un caso: no, la mutazione, un altro caso in cui la, mutazione, eh, la situazione è casuale, è nel numero di persone che formano una nuova popolazione. C'è un effetto fondatori quando, quando i fondatori sono pochi il risultato può essere molto diverso da quello precedente. E, e, e questo è l'effetto fondatore, è un caso speciale di una forza evolutiva che si chiama deriva genetica, che è caso puro, caso puro come quello del lancio delle monete, che non è un caso completamente puro, ma che però noi non possiamo, eh, non possiamo capire quello che è successo, non possiamo capire perché per esempio... Nell'America del Nord 11.000 anni fa sono entrati solo 5 persone e queste 5 persone erano tutte di gruppo 0, per cui i gruppi A e B del sistema B0 sono scomparsi tra gli, America, tra gli amerindi. Un po' molto più tardi è andato dentro qualche qualcheduno A o si è prodotta una nuova mutazione e si trova qualche A soltanto nel nord. Ora, questo è un esempio di quello che chiamiamo deriva genetica o drift, che è un effetto casuale. C'è anche un altro effetto casuale, mi dispiace dirlo, eh, poi farò una piccola importante correzione. Ma la scelta matrimoniale è casuale e la scelta matrimoniale è casuale semplicemente perché nessuno di noi può conoscere i 3 miliardi di nucleotidi della persona che noi sposeremo. No? Si accorge di qualche d'uno si accorge se ha gli occhi azzurri, gli piacciono gli occhi azzurri o non piacciono gli occhi azzurri e, e di conseguenza la, la scelta matrimoniale poi è basata su condizioni socio-economiche largamente, che tutti possiamo capire che hanno un pochissimo rapporto anche con i geni, fra l'altro. Ora, quindi eh, la realtà è che ci sono dei fenomeni che chiamiamo casuali perché sono troppo complicati per poterli descrivere in modo deterministico. E eh, eh, sono effettivamente casuali per questa ragione, no? Ma eh, il caso è molto costruttivo. Io ho trovato una magnifica ragione per dire il caso è veramente leale. La mutazione è casuale. Bene, nella lotta per l'esistenza, quando due organismi si affrontano, hanno le stesse armi, il caso, per le loro mutazioni che li porteranno a dominare l'una o l'altra. Quindi, il caso è eh, quello che in inglese si chiama fair: è un sistema fair in cui eh, chi, i nemici che si confrontano hanno le stesse chance alla lunga rispetto all all'evoluzione. Temo Piovani, di evoluzione si è parlato in maniera accesa anche in Italia. Sì. Nel 2004, eh, nel marzo 2004, la Gazzetta Ufficiale dimentica il termine evoluzione nei programmi della scuola secondaria. Da allora ne è nato un confronto, c'è stata una commissione formata da illustri scienziati, dalla Montalcini a Rubbia. Che cosa è successo e che cosa è cambiato soprattutto da allora? Ah, è successo che eh, alcuni consiglieri ministeriali hanno portato alle estreme conseguenze il discorso che invece Tanzela Nitti eh, affrontava correttamente. Io mi associo alla candidatura al soglio, al sommo soglio, <ride> anche se credo che la nostra candidatura non le darà grandi io, chance. Io <ride> Quindi non so se le conviene, però l'apprezzamento c'è. cioè L'argomento è eh, una teoria scientifica come quella darwiniana, indiscutibilmente può avere delle implicazioni filosofiche non ci piacciono. Eh, il problema è che eh, ogni teoria scientifica può avere una gamma di interpretazioni filosofiche le più diverse e come si diceva prima riguardo al darwinismo sociale, il fatto che una teoria scientifica possa essere interpretata in un certo modo da alcuni eh, commentatori, appunto per esempio il darwinismo sociale, di chi cerca di applicare una mh, semplicistica metafora eh, competitiva ad ambiti non biologici, cioè economici e sociali, per quanto possano essere sgradevoli, il fatto importante è che queste interpretazioni stanno su un livello diverso dalla verifica della realtà di quella teoria scientifica. Cioè, se io della teoria einsteiniana do un'interpretazione che non mi piace filosoficamente, questo, che ci piaccia o no, non dice nulla sullo statuto diciamo, di forza, di robustezza della teoria einsteiniana. Questo vale anche per la teoria darwiniana. Eh, qualche volta invece su questo si fa confusione, perché si va indietro, cioè si sì, cioè, dice: siccome le possibili implicazioni, per esempio in campo educativo, se io la insegno a scuola, possono essere di quel tipo, allora, come hanno fatto molto erroneamente questi consiglieri ministeriali, forse potrebbe essere utile toglierla da tutte le, primi, le prime parti, i primi anni della scuola e rinviarla eh, più in là, soprattutto quando la scuola non è più dell'obbligo. E sulla base quindi di questa argomentazione è successo, come si diceva prima, che nel 2004 non la parola evoluzione, ma le quattro voci che nei programmi scolastici precedenti descrivevano tra l'altro molto bene l'evoluzione. Una, tra l'altro, era proprio ispirata ai lavori del professor Cavalli Sforza, perché diceva di insegnare ai ragazzi nelle medie l'origine l'evoluzione biologica e culturale della specie umana, delle popolazioni umane. Quindi era esattamente il programma di ricerca a cui ha lavorato per tanti decenni il professor Cavalli Sforza. Quella voce è sparita dai programmi. E non è mai più stata reintrodotta sostanzialmente, nel senso che poi c'è stata una polemica che conosciamo bene, c'è stata una commissione eh, che ha detto di reintrodurre l'evoluzione, per qualche mese è stata reintrodotta soltanto una voce che diceva Darwin e poi spiegava in modo molto sommario l'evoluzione. Il risultato finale che abbiamo adesso sotto gli occhi secondo me è ancora deludente, anche se un passo avanti è stato fatto perché il nuovo governo ha istituito una nuova commissione che ha rivisto nuovamente i testi dei programmi. In questi testi per la parte di scienze la descrizione molto sommaria dell'evoluzione c'è. Quindi c'è scritto che bisogna spiegare eh, la discendenza comune l'evoluzione, però non compaiono le parole precise che descrivono la teoria evoluzione, non compare il fondatore, Darwin, d'accordo. Probabilmente c'è stato qualche imbarazzo, però quantomeno un piccolo passo in avanti è stato fatto. È una storia però surreale, nel senso che. Nel mondo quando viene raccontata di solito si, cioè, si reagisce fra lo sconcerto e, e l'irarità perché non si era mai visto che una teoria consolidata come la teoria dell'evoluzione potesse essere tolta dai programmi della scuola pubblica in un paese importante come l'Italia. È frutto del caso o della forza dei creazionisti nel nostro paese? No, della forza dei creazionisti non credo obiettivamente, nel senso che quando è successo questo, fra l'altro era ancora il 2003, quindi era un contesto davvero molto diverso rispetto a quello in cui ci siamo adesso. Queste frasi, ripeto, sono molto recenti, sono di, sono di un anno fa. Eh, probabilmente è stata un'interpretazione particolarmente zelante di un gruppo di consiglieri ministeriali, quindi c'è un elemento di forte casualità e contingenza, eh, tanto più che poi il ministro, questo va dato atto, ha fatto marcia indietro, ha istituito la commissione e poi è nata tutta la storia che, eh, che conosciamo, quindi non ci vedo dietro un disegno intelligente, almeno in questo caso. Certo, certo dopo che è successo questo... Poi invece è iniziata una storia molto più complicata in cui sono emersi, eh, in qualche modo è stata cavalcata, dopo che si è scoperto questo e che è nata la polemica, altri si sono accodati, hanno rincarato la dose, è stata strumentalizzata politicamente, è diventata un, un fatto molto più grande di quanto non fosse, secondo me. Naturalmente anche all'interno della Chiesa il dibattito su questi argomenti è molto acceso. Lo stesso Cardinale Schoenberg nel 2005, in un'intervista al New York Times, che certamente lei conosce, sosteneva questa tesi, ma l'ex direttore della Specola vaticana, eh, Giorgio Coin rispondeva in maniera piuttosto accesa e contraria soprattutto all'idea. Ecco, com'è questo dibattito all'interno della Chiesa? Io non ho qui gli elementi completi per poter illustrare questo dibattito. Io credo che parte del dibattito dipenda dalla eh, diversa eh, preparazione scientifica o dal diverso contesto scientifico degli attori del dibattito. Evidentemente, se c'è qualcuno che insieme alle conoscenze teologiche ha anche competenze di carattere biologico o fisico, potrà fare affermazioni che possono dar luogo a affermazioni più precise e quindi eh, entrare forse in dibattito con altri che non hanno quello stesso background e forse possono eh, travisare o non comprendere appieno le affermazioni dei primi. Io mi rifaccio a quello che ho detto prima, mm, ci possono essere differenze di prospettive, ci possono essere persone mm, anche all'interno della Chiesa che, che strizzino l'occhio forse all'intelligent design o ad altre forme non, non darwiniane di evoluzione. Però qui si tratta di, di vedere tutti quanti insieme, di accostarci alla realtà dei fatti, non facendo dire alla scienza quello che non dice, ma accettando quello che dice. E in questo la teologia anche necessariamente ha bisogno dei suoi tempi di maturazione, ha bisogno delle sue sintesi. Lasciatemi dire che purtroppo, ma è una cosa fisiologica, la teologia un pochettino è destinata ad arrivare indietro, un po' indietro, perché? Perché mentre la scienza ha a che vedere con risultati, la teologia ha bisogno di tempo per raggiungere delle sintesi, cioè ha bisogno di metabolizzare quei risultati per cercare di comprendere che ruolo hanno in una certa visione unitaria della fede. Questo richiede tempo, cioè non si può fare. Eh, rispondendo a un giornalista che eh, una settimana dopo o un giorno dopo chiede il parere della Chiesa o della teologia su un risultato delle scienze. C'è bisogno di maturazione. E la, direi: è bene che sia così, <ride> cioè è bene che gli interventi della teologia in materia siano prudenti e giungano a tempo debito, cioè non, non, non emergano sull'onda sull dell'emotività. Dell e quindi dobbiamo anche essere disposti a volte ad avere qualche intervento, forse un po' imprudente o un po' impreciso, perché magari le sintesi più mature arriveranno qualche anno dopo e bisogna avere un po' di pazienza. Bene, prima di dare la parola a voi, a ospiti di questo incontro, volevo fare un'ultima domanda al professor Cavalli Sforza. E in uno degli articoli approvati al Consiglio d'Europa si dice che l'evoluzione non è semplicemente evoluzione umana e delle popolazioni. Negarla potrebbe avere gravi conseguenze per lo sviluppo delle nostre società. Le chiedo, c'è un pericolo di razzismo che può essere legato a queste discussioni tra creazionisti ed evoluzionisti? Ma eh, io non sono mai riuscito a trovare delle ragioni che giustifichino il razzismo, francamente, in tutto il lavoro che ho fatto sull'evoluzione umana. Se a livello di quelle preoccupazioni, se ci siano delle preoccupazioni, mi sembra strano. Direi che il razzismo nell'Unione Europea non dovrebbe essere molto forte. Sappiamo benissimo che anche in Italia del Nord ci sono delle forti tendenze razziste, no? Ce ne accorgiamo quasi ogni giorno, purtroppo. È, è la situazione che è. Dobbiamo, eh, dobbiamo pensare che cosa si può fare per migliorarla. Eh, direi che un pericolo razzista nelle, nelle teorie evolutive direi che è, è difficile, però sa, i, i pregiudizi ci sono, sono molto generali, e, e ci sono alcuni genetisti che sono razzisti. Di solito, però, i peggiori razzisti. Sono stati nella storia recente un professore di educazione dell'Università di Berkeley, che si chiama Arthur Jensen, che è quello che ha, ha detto che I, i neri hanno 15 punti di quoziente intelligenza in meno per ragioni genetiche. No? Ed era sbagliato. Io ho dovuto, sono arrivato a Stanford in quel momento, ho dovuto cominciare a lottare contro di lui e contro il suo grande sostenitore William Shockley, che è un fisico, il quale anche lui si è lanciato. Uh, in queste idee razziste ha proposto che bisognerebbe dare 5.000 dollari a ogni donna nera che si lascia sterilizzare. No? Ora non è, non è mai successo che sia stata discussa al Parlamento una cosa di questo genere. Ora ehm, ce ne sono altri, non so, Jim Watson ha fatto recentemente questa, uh, questa sfortunata dichiarazione. Eh, Jim Watson poi ha anche scritto, e io fino a, lo sapevo molto bene, ma non mi sono mai permesso di scriverlo finché lo ha scritto lui, perché in fondo io come medico mi sento il dovere del, eh, del, del, del segreto di ufficio, anche se io non sono il suo medico. Ma, eh, Watson ha un figlio schizofrenico. Siccome non sa bene la genetica umana, ma sa bene molte altre genetiche, però almeno le sapeva, e devo dire che non sa che quando c'è un figlio schizofrenico, uno dei due genitori, è molto facile che abbia una forma magari frusta di schizofrenia. Io credo che questo sia il caso, francamente. Cioè lui è una persona di carattere profondamente instabile, lo ha dimostrato in mille modi, perché un mio amico lo definiva come un loose cannon, un cannone sciolto che corre su una tolda di una nave in tempesta, no? dice che questo è il suo modo di, di comportarsi nelle cose della vita, però ciò malgrado è riuscito a fare del magnifico lavoro scientifico e anche del magnifico lavoro di amministrazione scientifica, ha, creato, ha scritto un magnifico libro, quindi è un uomo eccezionale, però è un po' matto e d'altra parte ci sono molti geni che sono matti e molto anche più gravemente di lui. Quindi, bisogna tollerarlo. Anzi, a questo punto devo dirvi una cosa che trovo molto interessante proprio a proposito di razzismo. Un mio amico che è un bravissimo genetista umano inglese, era professore genetico umano a Oxford, John Edwards, ha detto, non so se abbia mai scritto, ma ha detto eh, "se noi eh, evitassimo la nascita con una malintesa eugenica negativa" evitassimo la nascita di tutti quelli che hanno la psicosi maniaco-depressiva, la schizofrenia o alcune forme di malattie, aboliremmo il teatro, la letteratura, la scienza, tutto qua. Bene, grazie. E ora vi cedo la parola per ovviamente alcune domande che questi, queste parole certamente possono suscitare. Prego. Faccio una domanda da persona della strada perché non sono sicuramente non ho la preparazione scientifica. Eh, però volevo chiedere come fa eh, l'evoluzione, cioè riesce a spiegare la scienza come faccia a migliorarsi continuamente, cioè intendo dire dalla prima molecola eh, gradualmente si è arrivati alla formazione non so di vermi e di eh, animali sempre più perfezionati. Come ha fatto a ottimizzare sempre questa scelta e non invece il verme magari indebolirsi e tornare a ritornare molecola nel senso se io esco da, questa, da questo portone con gli occhi bendati probabilmente o finisco sotto una macchina o contro un muro invece l'evoluzione trova sempre la via migliore per eh, irrobustirsi perché tutti quelli che avevano gli occhi bendati sono morti <ride> Guarda, la selezione naturale è un fenomeno assolutamente automatico i più adatti per ragioni trasmissibili ereditarie, perché se non è un carattere non è ereditario, non, non funziona. Eh, arrivano più facilmente all'età di riprodursi e se sono anche più fecondi degli altri, tanto meglio. Perché allora vuol dire che nella prossima generazione c'è più gente più adatta come il genitore adatto. Quindi è un fenomeno, assolutamente la selezione naturale non è cattiva, non è evitabile, non è un'ipotesi. Una necessità assoluta, è una realtà inevitabile e, e che no, no, non si può assolutamente eh, demolire con, con, con le parole. Qualche prego. Eh, ho preso atto dalle dichiarazioni dei relatori, eh, di questa mh, forma un po' asettica, diciamo, di, eh, dei due campi, il campo scientifico e il campo teologico. In effetti, però, io che sono uno che si occupa di leggi, eh, capisco che il problema non è così asettico. È un problema di potere. Chi è che ha il potere di decidere in ordine alle leggi? Il professor Cavalli Sforza ha accennato al, ad un problema politico, ma è questo in effetti a cui si dovrebbe rispondere. Perché fino a che si parla di piani che eh, diciamo sono. Restano su, su, su sponde differenti è un discorso. Quando i piani si intersecano, per esempio, per eh, l'insegnamento, eh, si deve stabilire chi è che deve decidere cosa si insegna e si devono fare delle leggi. Io vorrei che mi fosse data risposta. A questi interrogativi, cioè se sia vero o no che c'è un'interferenza. Ma um, forse Telmo è più bravo sì, di me. Telmo, prega. Ma sì, sono, da, sono fondamentalmente d'accordo, nel senso che um, degli, delle sovrapposizioni sono inevitabili. Eh, e lo dico non in modo polemico, nel senso uno potrebbe dire sì certo perché ci sono le ingerenze del pensiero ispirato confessionalmente, no, lo dico anche dal punto di vista della scienza, perché la scienza è una forma di pensiero costantemente sfidante, che scopre cose nuove, che ci dà nuove prospettive sui problemi, lo dicevamo fin dall'inizio, pensiamo alla a quanto la filosofia è influenzata sulle sue domande ultime, è verissimo che... Negli ultimi decenni la filosofia si era tirata indietro dalle grandi domande perché riteneva che gli strumenti per analizzarle fossero insufficienti ed è stata giustamente la scienza che l'ha richiamata alle grandi classiche domande della filosofia: da dove veniamo, eh, cos'è successo, perché, dove stiamo andando, sono le grandi domande della filosofia a cui la scienza dà degli stimoli in più, dà delle suggestioni, quindi la scienza in qualche modo è un costante serbatoio che ci obbliga ad analizzarla, a prenderla in considerazione e che quindi cambia la situazione e questo inevitabilmente genera squilibri. Poi c'è la questione che dice lei del potere, sono d'accordo, possiamo anche dirla in modo meno drammatico, del discorso pubblico, cioè poi bisogna prendere delle decisioni in un contesto pubblico. Qui il rapporto in Italia tra la scienza e il potere è un rapporto quantomeno problematico, nel senso che sicuramente le logiche della decisione stanno da parti che, lontane da quelle della scienza, ma mi rendo conto che questo che dal suo punto di vista è, è corretto, è, un è una costante sfida. Eh, aggiungo solo un punto in particolare sull'insegnamento, perché lo diamo un po' tutti per scontato. Io personalmente, che pure dovrei simpatizzare per la parte politica che sta prendendo queste decisioni. Personalmente non sono d'accordo con l'impostazione generale che viene data in questo periodo, e cioè che nelle scuole pubbliche bisogna dare delle indicazioni nazionali il più generaliste possibile, minimali, i cosiddetti piani di studio liberalizzati, cioè io do il minimo indispensabile e poi ogni scuola fa quello che vuole. A me questo non piace tanto, perché quando in un programma scientifico io do delle informazioni molto generiche, per esempio sull'evoluzione, e poi dico ogni scuola faccia quello che vuole, si generano degli spazi di ambiguità. Nelle scuole pubbliche, ma soprattutto e anche nelle scuole private. Quindi questa impostazione a me, eh, iperliberista, non piace molto. Eh, C'è un dibattito in, in, nel mondo, in Inghilterra, per esempio, negli Stati Uniti, sulla famosa libertà delle scuole di pensiero, e si dice: Ma sì, ma i programmi delle scuole diamo proprio il minimo indispensabile. Poi? Si confrontano le scuole di pensiero nelle scuole in base alle competenze del singolo istituto. Questo a me per i programmi di scienze preoccupa molto perché non si può liberalizzare la geografia, non si può liberalizzare la storia dell'impero romano, non si può liberalizzare la teoria dell'evoluzione. Sono cose serie che vanno insegnate per quello che sono e non si gioca sul modo in cui le descrivo vanno spiegate come si deve con la giusta gradualità pedagogica e così via ma non si gioca su questo tema della liberalizzazione dei piani di studio nelle scuole quando si tratta di scienza, questo almeno è il mio punto di vista molto controcorrente perché invece questo è l'orientamento prevalente oggi Professor Tanzella Nitti, sì, Volevo solo per... aggiungere una riflessione e, a mio avviso prima del momento del, delle decisioni c'è sempre eh, la stagione del dibattito e benvenga, cioè eh, normalmente le decisioni e le leggi non vengono fatte ex abrupto, sempre c'è un periodo in cui le problematiche emergono. A me pare che eh, esortare tutti al dibattito sereno, franco, leale, fondato, dà opportunità a tutti di parlare, di manifestare gli orientamenti filosofici e anche confessionali che si possono avere. Perché non dimentichiamo che anche all'interno della comunità scientifica ci sono persone che hanno una visione filosofica fondata sull'idea che questo mondo sia stato creato da Dio. Cioè voi avete chiamato qui oggi un teologo perché vi parli di queste cose. Quando fui contattato la prima volta dagli organizzatori, eh, mi permissi di dire: ma pensiamoci bene, perché se viene qui un sacerdote a parlarvi di queste cose, sembrerebbe quasi che fra gli scienziati non ce n'è neanche uno. Che possa avere una prospettiva tale che da ritenere che questo mondo non sia frutto del, del caso o del nulla, ma risponda invece a una volontà creatrice. In realtà ci sono moltissime persone, e, e sono queste le persone che faranno il dibattito, che interverranno in quei forum dove ci saranno insegnanti, scienziati, biologi che con lealtà e, e con apertura manifesteranno le proprie opinioni. E successivamente alla stagione del dibattito nasce la legislazione. Eh, quando la legislazione non è preceduta dal dibattito la cosa è pericolosa, sappiamo bene dove può portarci. No? Prego, eh, buonasera. Io vorrei spostare un attimo l'attenzione dal passato al futuro e mi chiedo se l'uomo sia poi il risultato finale dell'evoluzione e se non lo è che cosa ci possiamo aspettare. Lo so che vale ma sa, eh, bisogna confessarsi che eh, abbiamo sviluppato eh, tecnologie che potrebbero anche farci sparire rapidamente. Eh, e quindi eh, c'è una probabilità che, non so se è del 10%, dell'1% o dell'1 per 1000%, che non so, entri il secolo: il mondo diventi inabitabile per l'uomo. Quindi. Eh, spero che non sia vero, ma non, non lo possiamo sapere. Eh, L'evoluzione eh, è estremamente lenta. Oggi le nuove tecnologie genetiche possono renderle più rapide e bisognerà farlo con estrema prudenza perché eh, eh, ci sono dei pericoli, ma ho visto che il primo esempio di terapia genica 15 o 16 anni fa su 10 applicazioni ha dato due cancri gravi quindi evidentemente queste nuove tecnologie genetiche vanno applicate con estrema prudenza e quindi non bisogna aspettarsi che fra 20 anni abbiamo Uh, due braccia supplementari davanti perché, e due dietro, perché non, non succederà. E pochi giorni fa, il professor Massimo Piattelli Palmarini ha scritto un articolo in cui metteva proprio in discussione l'evoluzione darwiniana e parlava di due leggi fisiche che determinavano gli spostamenti genetici. Mi potete rispondere? Spero che possa tu, perché io non ho capito quell'articolo, quindi non le so proprio <ride> dire... Se non l'ha capito, cosa cavali sforza? Quindi, no. Però diceva prima che il gene codifica, cioè metteva in discussione l'adattamento in relazione all'ambiente, in quanto il gene non codifica un unico organo, ma codifica più organi. E quindi metteva in discussione come l'adattamento diciamo, ambientale potesse aver sviluppato un determinato tipo di organo, vedi il becco famoso delle Galapagos. E poi finiva l'articolo parlando di due leggi fisiche, in particolare una legge della condensazione che sarebbe, sembrerebbe deterministica nell'indurre poi lo sviluppo genetico. E non mi è sembrato poco. Sì, ma io guardi le rispondo perché oltre a aver capito anch'io poco l'articolo, però ieri eh, Piattelli Palmarini era nostro ospite al Festival della Scienza di Genova, quindi abbiamo per due ore e mezza dibattuto. Perché non siamo molto d'accordo su questa posizione? In, io quell'articolo lo interpreto in questo modo. Eh, ci sono alcuni aspetti senz'altro condivisibili. Eh, per esempio, che uno scienziato mette in discussione l'esistenza di una presunta ortodossia eh, neodarwiniana, come la chiama Pietelli Palmarini, che pensa che la selezione naturale su mutazioni sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno per spiegare l'evoluzione. In realtà Pieterli-Palmarini se la prende con un obiettivo polemico non dichiarato in quell'articolo, che è la psicologia evoluzionistica, o quella che una volta si chiamava sociobiologia, cioè i tentativi di alcuni evoluzionisti o psicologi di applicare le teorie dell'evoluzione eh, per spiegare le facoltà superiori della mente umana, la psicologia umana. E lì obiettivamente eh, io sono in parte d'accordo perché molte di queste spiegazioni sono ancora oggi molto speculative, eh, molto discutibili. E questo è l'obiettivo polemico principale. Un altro aspetto su cui mi sento di essere d'accordo è il fatto che eh, oggi scopriamo, per esempio con la biologia evoluzionistica dello sviluppo, che la selezione naturale agisce in un contesto di vincoli dello sviluppo, per esempio, di vincoli strutturali con i quali deve fare i conti. Su ciò su cui non sono assolutamente d'accordo, però è il passaggio in cui Piattelli Palmarini deduce da questo. C'è una frase molto chiara che dice: La selezione naturale diventa a questo punto un fattore marginale nell'evoluzione. Questo io non sono assolutamente d'accordo per due motivi. Primo perché tutte le forze che lui indica, quei fattori che lui indica, sono compatibili con la selezione naturale e in molti casi presuppongono la selezione naturale. L'esempio che faceva lei adesso è quello della variazione coordinata: eh, un tratto viene fissato selettivamente per una ragione adattativa e questo produce degli effetti collaterali, degli effetti di struttura. Mi si modifica il becco superiore, e questo implica che mi si modificano anche delle altre parti. Questa è una cosa che conosciamo da un sacco di tempo, una cosa assolutamente nota. Ed è un processo innescato, come anche i piattelli palmarini contraddicendo, si scrive dalla selezione naturale. Quindi sono compatibili o innescati dalla selezione naturale stessa, il che contraddice il fatto che la selezione naturale sarebbe marginale. L'ultimo riferimento che fa i piattelli palmarini è alle leggi della forma. Qua secondo me c'è una grossa ambiguità che va chiarita, perché tra l'altro l'articolo di Piattelli Palmarini è già stato subito interpretato, strumentalizzato, sta già nascendo un movimento che sta analizzando il testo di Piattelli per vedere se dentro lì ci sono delle prove non solo che Darwin ha fallito, ma che in quelle leggi della forma ci sia ancora una volta un disegno, come anche ieri è emerso al Festival della Scienza e molti gli hanno chiesto: "Sì, beh, ma queste coincidenze fisiche sono casuali o sono frutto del fatto che qualcuno le ha pensate fin dall'inizio?" Questo va detto chiaramente Piattelli lo ha negato risolutamente, che il suo sia un tentativo di da fare da sponda a critiche di questo genere. Però c'è un fatto: le leggi della forma, cioè il fatto che la natura abbia dentro di sé delle regole fisiche profonde che generano le spirali, queste forme, è una cosa nota da tantissimo tempo, i botanici le conoscono da almeno due secoli e non è affatto incompatibile con la selezione naturale, anzi, è il contesto in cui la selezione naturale agisce, cioè il contesto delle regole fisiche. Che, eh, con la quale deve fare i conti normalmente. Questo l'abbiamo sempre saputo. Quindi eh, mi lascia un po' perplesso questa, questa uscita così provocatoria, perché o erano cose già note, oppure quelle nuove non implicano affatto che la l'assenza naturale diventa un fattore marginale. Affatto. Questo è come la, la, la vedo io. Prego. Buonasera. John Maddox, eh, ex direttore della, della rivista della Bibbia Scientifica eh, Nature, ha dichiarato in un articolo Alfa e Omega che il, il Big Bang è privo di ogni fondamento. E quindi mh, vorrei sapere ecco, anche una vostra opinione in merito. Ci sarà un incontro su questo, no? il terzo sì, esatto. non è su questo. Eh, dedicheremo il terzo incontro, però penso che possiamo, visto che tutto poi ha avuto origine dal Big Bang, eh, professor Luca Cavalli Sforza. A proposito del Big Bang? Sì. Beh, io non lo so, con John Mellox ho avuto un po' di liti, quindi ho, de, così ho, ho dei pregiudizi personali. Ma. Va bene. Possiamo rimandare la risposta al terzo incontro, naturalmente. E con questo vi ringrazio, ringrazio i nostri scienziati, il professor Ponzellaniti e vi do appuntamento a martedì prossimo alla stessa ora. Buona serata.